Nuovi strumenti di finanziamento per favorire l'accesso al credito alle aziende agricole e questo è il risultato alla base della convenzione denominata Coldiretti 2.0 sottoscritta tra Coldiretti Sardegna e Banco di Sardegna con il sostegno di Credit Agri Italia. Un accordo che porterà maggiore liquidità nelle casse delle imprese agricole disastrate da un'annata nera, che viene classificata come una delle peggiori degli ultimi 35 anni. Prezzo del latte ai minimi storici, gelate e adesso la siccità stanno mandando KO l'agricoltura sarda. La convenzione, che era già stata siglata nel 2015, è stata sviluppata e integrata. Si tratta di aiuti concreti attesi dagli imprenditori agricoli, che in soli 4 mesi hanno presentato domande al banco per oltre 6 milioni di euro tra prestiti di conduzione, prestito chirografario e mutui ipotecari. La convenzione, recentemente formalizzata, è però attiva, anche se nella nuova formula, da alcuni mesi per testare gli strumenti messi in campo. Due sono i pilastri dell'accordo: l'accesso al credito per il programma di sviluppo rurale e i prodotti speciali anticrisi. Da oggi a Porto Torres chi nei propri terreni ha aree edificabili, cortili, esterni di abitazioni, lascia crescere le erbacce è passibile di sanzioni secondo l'ordinanza appena emessa dal sindaco della città, Sean Wheeler. I proprietari sono tenuti a provvedere ad una radicale pulizia dei terreni, in particolare di erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e al loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. L'ordinanza è rivolta alla prevenzione incendi e, visto lo stato di incuria di molte aree, a evitare ripercussioni sull'igiene, la salute e l'incolumità pubblica, oltre che dell'ambiente. I proprietari dovranno anche provvedere a mantenere puliti e sfalciati gli spazi verdi almeno fino a tutto il mese di ottobre. Gli stessi soggetti sono tenuti a provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescano sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze e giardini. Si richiedono gli stessi interventi nelle aree extraurbane e nelle strade private, dove erbacce e sporcizia favoriscono il proliferare di animali nocivi, oltre a costituire rischi per gli incendi. L'ordinanza, ha spiegato Wheeler, è necessaria anche per l'eccessivo sviluppo della vegetazione riscontrato in molte aree che fino ad oggi sono state trascurate sia nelle periferie che nell'agglomerato industriale e nell'agro, con vegetazione arbustiva e arborea che fuoriesce dai confini della proprietà. In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, Enel Green Power domani aprirà le porte della centrale di Casteldoria ai visitatori. La giornata sul tema Dalla diga alle terme di Casteldoria inizierà alle 10 con visite guidate alla centrale di Casteldoria e alla scala di risalita delle anguille. Si potrà scoprire, accompagnato da guide esperte, come funziona una centrale elettrica e le particolari abitudini delle anguille che, da luogo di nascita, il mar dei Sargassi, risalgono il corso dei fiumi per il proprio accrescimento. Alle 12:30, premiazione delle scuole vincitrici di Play Energy, il concorso che l'azienda energetica dedica ogni anno alle scuole. I ragazzi si sono sfidati sui temi dell'energia, proponendo progetti, ricerche, idee sull'utilizzo innovativo e sostenibile di questa importante risorsa. Alle 13:30 passeggiata verso il nuovo parco comunale di Littu, adiacente alla diga, dove sono previste degustazioni e intrattenimenti. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il comune di Santa Maria Coghinas, la provincia di Sassari e Agris Sardegna. La partecipazione di Enel al festival, ha dichiarato Renato Giardina, responsabile Business Unit Hydro Sardegna, dimostra l'impegno e l'attenzione costante dell'azienda al territorio in termini di innovazione e sostenibilità. Gran caldo nell'isola per il lungo weekend del 2 giugno, punte di 34 gradi, tempo dunque favorevole per andare al mare e sarà sabato la giornata più calda. Continua anche nel weekend l'ondata di caldo sulla Sardegna, le temperature raggiungeranno punte oltre i 30 gradi, soprattutto nelle città e nei centri della pianura del Campidano. Turisti e non solo dunque potranno godersi le festività al mare. Tuttavia nel cielo resteranno le nuvole con possibili isolati rovesci, specie nei rilievi centro-settentrionali dell'isola, limitatamente alle ore pomeridiane. I venti deboli di libeccio in ogni caso renderanno piacevoli le giornate soprattutto nelle zone costiere. Per questo fine settimana la Sardegna è protetta da un'alta pressione di origine africana. Nella giornata di oggi però un piccolo nucleo di bassa pressione lambirà leggermente il nord dell'isola, portando una nuvolosità variabile e qualche isolato rovescio. Avremo giornate alternate tra il soleggiato e il cielo grigio, ma sino a domenica sostanzialmente il clima sarà buono con temperature stazionarie. Le minime tra i 16 e i 20 gradi, le massime di media tra i 26 e i 30 gradi. Oggi si raggiungeranno i 32 gradi a Oristano e i 30 gradi ad Alghero, ma nei prossimi giorni gli stessi livelli di caldo potranno arrivare anche a Sassari nel medio campidano. Sabato sarà comunque la giornata più calda con punte di 34 gradi. Torre Littu ritorna sul ring nelle vesti sia di organizzatore che di fighter.
Abbiamo seguito le operazioni di peso del nostro pugile e del suo sfidante, le loro aspettative in riferimento al match. Questa volta è stata una battaglia prima di tutto con me stesso, perché comunque ho dovuto perdere 17 kg e trasformare il mio fisico, perché comunque avevo messo anche un po' di massa ma anche molto grasso, quindi ho scelto un percorso più lungo appositamente per tornare al top. Scelgo di fare questa sfida perché per la sesta volta mi cemento come organizzatore e atleta. È una sfida che mi va di regalare al mio pubblico e alle persone che comunque mi hanno sempre sostenuto, e ho voluto a tutti gli effetti regalare una serata dove ci sarà spettacolo e un match incerto a tutti gli effetti, perché comunque lui viene qua per vincere, viene da una bella vittoria contro un prospect imbattuto italiano, io non sono da meno assolutamente, quindi diciamo che gli ingredienti sarà per far sì che uscirà un match spettacolare. Il mio avversario è un avversario che ha molta esperienza e diciamo sarà un bel match, ne uscirà un bel match, visto la grande esperienza che ha lui, un'esperienza anche maggiore rispetto alla mia. Denis Piroddu ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani giovanili di lotta libera. Perché tutta la mia famiglia lo faceva e visto che lo faceva pure mio fratello ho voluto provare anch'io a farlo, e dopo mi è piaciuto e ho continuato a farlo. Com'è la vita di una giovane atleta? La mattina vado a scuola, poi faccio i compiti e vado ad allenarmi, poi rientro a casa, ceniamo e dopo vado a dormire. Ma quante ore ti alleni, Denise? E a volte un'ora e mezza, a volte due. Ma mi hanno detto che il tuo allenatore è anche il tuo papà. Com'è come allenatore il tuo papà? A volte cattivo e a volte buono, diciamo. Ti fa lavorare molto, Denise? Sì. Idee chiare e sogni nel cassetto. È molto importante, anche se volevo arrivare prima, ma la prossima volta cercherò di arrivare prima, sino alle Olimpiadi, sì. È il tuo sogno? Sì. Ce la fai vedere questa medaglia?